Macron dice: inviamo truppe di terra, c'è un paese importantissimo della NATO, uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea, dice: dovremo pensare a inviare truppe sul campo in Ucraina, altrimenti non si vince. Quello che dicevamo noi, paci finti o putiniani, allora, d'Italia 2 anni fa. Oggi qual è l'alternativa al negoziato? Allora, continuare ad inviare armi? Sono finiti gli ucraini, non sono finite le armi. A che cosa serve la politica, no? Perché, ripeto, oggi che ci si avvicina alle elezioni europee, i politici italiani stanno tutti cambiando linea in maniera vergognosa. I paci finti sono i bellicisti di ieri. Il Partito Democratico presenta foglie di fico, cioè ha sempre votato per inviare sempre più armi a Kiev, però presenta uomini e donne contrari a inviare armi a Kiev. Perché? Per raccattare qualche voto dei distratti. Forza Italia, a parte Berlusconi perché parlava, ha cambiato linea. Salvini fa il pacifista. E coloro che 2 anni fa dicevano: guardate che i russi, condannando l'invasione, hanno le loro ragioni e occorre negoziare perché la Russia non la butterete giù né con le sanzioni né con l'invio delle armi, avevano ragione e difendevano gli ucraini. Coloro invece, Floris, che stavano su internet a dire Slava Ucraini e mostravano la bandiera Marines da salotto, non gliene fregava nulla dell'Ucraina. Volevano prolungare la guerra perché con una guerra duratura c'è gente che si arricchisce.